Benvenuti a questo nostro nuovo incontro dedicato alla Seconda Guerra Mondiale, in particolare alla prima parte della Seconda Guerra Mondiale. Il 1° settembre 1939 il Reich nazista invase la Polonia per riconquistare la città di Danzica. Con i trattati di Versailles, alla fine della prima guerra mondiale, per garantire uno sbocco al mare alla Polonia, era stata sottratta alla Germania la città di Danzica e il territorio circostante. La Repubblica di Weimar così si trovava a non avere continuità territoriale, ma il suo territorio, appunto, era interrotto da un'appendice polacca che arrivava fino al mare. Hitler, nel suo disegno di unificare tutte le popolazioni di lingua tedesca e di conquistare spazio vitale, invade la Polonia. E così, con l'immagine sorridente dei soldati tedeschi che sollevano la sbarra di confine tra Germania e Polonia, inizia la Seconda Guerra Mondiale. Le potenze europee fino ad allora, seguendo la linea dell'appeasement, cioè della concessione promossa dal primo ministro inglese conservatore Chamberlain, aveva lasciato che Hitler procedesse annettendo via via nuovi territori al Reich: la Renania, l'Austria, la regione dei Sudeti e adesso la Polonia. Vale la pena morire per Danzica? È la frase che si attribuisce a Chamberlain. Sì, questa volta si ritiene che sia necessario impedire la prosecuzione della politica aggressiva di Hitler. E così la Gran Bretagna e la Francia dichiarano guerra alla Germania. Nel frattempo la Germania procede con la sua guerra lampo. Nel giro di un mese la Polonia è completamente conquistata. Si ricordano episodi eroici della cavalleria polacca che attacca i carri armati tedeschi, ma la superiorità tecnologica e la sorpresa segnano la vittoria di Hitler. La Polonia, peraltro, è spartita, parte al Reich tedesco e sarà costituita in governatorato. Parte invece viene occupata dalla Russia di Stalin, che con Hitler aveva stretto il patto Ribbentrop-Molotov nel 1939. La Russia, oltre a occupare parte della Polonia, invade anche la Finlandia e le repubbliche baltiche, quindi la Estonia, la Lettonia e la Lituania. La condizione dei polacchi è durissima, sia in parte russa, sia in parte tedesca. Hitler a questo punto, con una nuova guerra lampo, una nuova azione lampo, si rivolge al nord Europa per avere le spalle coperte e invade la Danimarca e la Norvegia. Il re di Danimarca resta in carica, pur con un governo fantoccio, e rappresenterà una opposizione passiva al regime. Sono famose le sue cavalcate per la città di Copenaghen senza scorta, come segno di incoraggiamento per il suo popolo. Il re di Norvegia invece fuggirà in esilio e in Norvegia sarà instaurato un governo fantoccio in mano a Quisling, che poi sarà ucciso alla fine, giustiziato alla fine della guerra. A questo punto, il 10 maggio, Hitler
attacca la Francia, avvia le misure per l'invasione della Francia. Ancora una volta ripete lo stesso piano già predisposto per la prima guerra mondiale. Quindi una guerra lampo, si prevedevano poche giornate per arrivare a Parigi, e nonostante il Belgio fosse neutrale, il Belgio era stato costituito in regno autonomo dopo i moti del 1830, ma a condizione della sua neutralità. Ecco, Hitler invade il Belgio neutrale e nel giro di pochissimo tempo, nel giro di un mese, 14 giugno, riesce a arrivare a Parigi. I francesi erano barricati alla linea Maginot, quel confine fortificato che era a separare la Francia e la Germania, ma i nazisti raggirano la linea e procedono invadendo il Belgio. A quel punto in Francia viene costituito un governo collaborazionista nel sud della Francia con sede a Vichy, conosciuto come il governo di Vichy, presieduto da un generale che era stato un grande generale della prima guerra mondiale, Pétain. Invece, De Gaulle fuggirà in esilio in Inghilterra e guiderà le azioni della resistenza francese. A questo punto entra in gioco l'Italia. L'Italia era rimasta ferma fino allora. Come mai? Beh, l'Italia era legata alla Germania, fin dal 1936 era stato siglato l'asse Roma-Berlino, che poi era stato perfezionato nel 1939 nel cosiddetto patto d'acciaio, che prevedeva un'alleanza difensiva e offensiva, ma una consultazione costante preventiva tra i due stati. Consultazione che fino ad ora non c'era stata. Quindi Mussolini, che non era stato informato da Hitler dei suoi piani, interdetto, resta fermo. Nello stesso tempo teme che Hitler riesca a ottenere grandi successi attraverso le sue azioni militari e l'Italia possa rimanere in secondo piano. E così, il 10 giugno, quando ormai la Francia sta per capitolare, anche l'Italia dichiara guerra alla Francia. Le truppe italiane attaccano il sud della Francia, è una battaglia che denota subito l'impreparazione delle forze italiane. I francesi considereranno questa vile azione una pugnalata alle spalle, stavano perdendo e nonostante questo sono attaccati dagli italiani. Il maresciallo Pétain, tuttavia, anche con l'Italia siglerà un armistizio. A questo punto entra in gioco l'attacco alla Gran Bretagna, davvero con una furia militare. Incredibile, Hitler lancia l'operazione Leone Marino per attaccare la Gran Bretagna. Da poco il primo ministro non è più Chamberlain, ma è un altro conservatore, Winston Churchill, che guiderà con grande energia la guerra. E i tedeschi preparano un grande attacco aereo e la Luftwaffe, guidata da Göring, è protagonista, ma nonostante il bombardamento di molte città e i danni all'Inghilterra, si ricorda il caso di Coventry, quasi distrutta completamente dai bombardamenti, e fu coniato anche un termine, coventrizzare, per indicare una città bombardata completamente, l'Inghilterra resiste. La RAF
e la contraerea riescono a bloccare la violenta operazione tedesca. Ma ancora una volta la Germania non si ferma. E così nell'estate del 41, nel giugno del 41, apre un nuovo fronte, il fronte russo. E la Russia era una nemica antica della Germania nazista. I comunisti erano, insieme agli ebrei, uno dei grandi bersagli polemici e degli avversari politici da distruggere del nazismo. Aveva però stipulato una tregua momentanea il nazismo con la Russia di Stalin, con i patti Molotov-Ribbentrop. Quei patti furono traditi in maniera inattesa proprio nel giugno del 41. Stalin inizialmente non crede nemmeno alla verità delle informazioni che gli portano raccontando dell'invasione tedesca. È un'invasione enorme, la più grande mai conosciuta nella storia. 3 milioni di uomini invadono la Russia. Ci sono anche 220.000 italiani che costituiscono il contingente italiano. E la loro impresa sarà una tragica impresa, come vedremo. Però Hitler non riesce nella sua intenzione, cioè di ottenere la capitolazione della Russia entro l'inverno. L'inverno, il generale inverno, sorprende i tedeschi in Russia e le truppe russe si impantaneranno nell'inverno terribile orientale. Ma si apre un nuovo fronte, il fronte sul Pacifico. Il Giappone aveva iniziato una sua avventura coloniale. L'impero giapponese aveva subito un grande rinnovamento a fine, nella seconda metà dell'Ottocento, aveva abolito il feudalesimo, iniziato un processo di occidentalizzazione e in questo quadro, attraverso una fase di industrializzazione anche molto rapida, arriva a invadere la Manciuria, che è la regione cinese che confina con il mare su cui si affaccia anche il Giappone. E il Giappone si era quindi alleato con la Germania nazista e con l'Italia nazista e con l'Italia fascista, prima nel patto anti-Comintern e poi nel 40 in un nuovo patto, il patto Roma-Berlino-Tokyo, il patto Roberto, come viene chiamato in alcuni casi, che prevedeva che l'Italia diventasse la guida del Mediterraneo, la Germania dell'Europa e il Giappone dell'Asia. L'America era rimasta in osservazione. Naturalmente una guerra, intervenire in una guerra per il presidente Roosevelt, eletto eccezionalmente di nuovo alla presidenza degli Stati Uniti, era politicamente molto impegnativa. E così si limita inizialmente a favorire grandi prestiti agli alleati, alla Gran Bretagna soprattutto, e a favorire insieme alla Gran Bretagna un embargo nei confronti del Giappone. Ed è qui che si apre un nuovo fronte, perché il Giappone, senza presentare dichiarazione di guerra, all'improvviso, il 7 dicembre 1941, attacca la base americana di Pearl Harbor nel Pacifico. Davvero sembra che le forze nere
stiano avendo un sopravvento.